Davanti all'ospedale Santo Spirito di Pescara sventolano unite le bandiere delle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL per ribadire che il diritto alla salute deve valere per tutti, pensionati compresi. Costi elevati, difficoltà di accesso alle cure, carenza di personale e strutture e macchinari spesso inutilizzati sono alla base dei disservizi registrati dalle fasce più deboli dell'utenza, identificati spesso con i pensionati che questa mattina hanno animato il presidio di protesta organizzato dai sindacati. Paolo Castellucci, segretario provinciale dello CGIL per Pescara. Pensiamo che qui il diritto alla salute in questa regione sia molto spesso legato alla condizione economica delle persone, non tutti se lo possono permettere, perché se ci sono tempi di attesa di 400 o 380 giorni per fare una coloscopia, per fare una TAC, e questo può essere superato oggi solo se la persona ha 150-200 euro. Succede che c'è un 25% che rinuncia alle cure. L'Abruzzo risulta essere la regione, insieme alla Campania e al Molise, con il più alto tasso di indebitamento delle famiglie per le spese sanitarie private. Umberto Coccia, responsabile provinciale per Pescara della CISL. A fronte di tutto questo c'è anche il depauperamento, diciamo, dei presidi ospedalieri del territorio della provincia. Ci doveva essere un incremento conseguenziale della medicina territoriale, perché tutti dicono basta con la ospedalizzazione e noi pure siamo d'accordo, perché nessun anziano è contento di andare a ricoverarsi in ospedale. Però purtroppo sul territorio, i distretti, le case della salute, la medicina territoriale non funzionano, non è stata adeguatamente finanziata. Camillo Sborgia, assessore alla salute del comune di Cepagatti. Noi abbiamo una bellissima struttura a Cepagatti, un distretto sanitario di base che adesso c'è bisogno di riempirle di contenuti. Abbiamo un ecografo di ultima generazione che purtroppo è incappucciato e non funziona. Abbiamo la fisioterapia che a Pianella è chiusa perché è andato in pensione il tecnico. E se non vogliamo che gli anziani vanno in ospedale, c'è bisogno di curare nel territorio. Oggi questa cosa è quasi impossibile. Michele Di Marco, segretario territoriale della UIL, pensionati di Pescara. Il 1 giugno le tre sigle sindacali si ritroveranno di nuovo a Roma per protestare anche contro i tagli alle pensioni. Perché è stato detto i pensionati di oggi sono il bancomat di questo Stato. Sì, il 1 giugno saremo a Roma per sensibilizzare i cittadini e dire loro le manovre, la manovra scellerata del governo che sta usando i pensionati per sovvenzionare la legge finanziaria. È una situazione allarmante. Noi combatteremo non solo il 1 giugno, ma anche oltre.